Radio Luna. Bentrovati, sono Charles Papa, anche oggi sostituisco il caro Andrea Garzanti, un po' di problemucci e insomma siamo noi qui. Oggi parleremo di una tradizione molto molto importante, tra le più importanti del Molise, parleremo dell'andocciata. Con noi ci sarà un rappresentante dell'organizzazione che si chiama Domenico Meo. Ciao Domenico! Ciao! Come stai? Bene! Tutto bene, sicuro? Sì. Una vecchia guardia della radio, della radiofonia molisana anni 80. Sì, Radio Agnone 1. Radio Agnone 1, pensa che ricordi. Che ricordi, bellissimo. Che ricordi hai a proposito di quel periodo? La radio è stata la mia formazione giovanile, la ricordo, è la cosa più bella che ho fatto. È vero? Sì. Senti, e poi che mestiere hai fatto invece? Sono stato impiegato per 43 anni, adesso sono in pensione. Tu rappresenti l'organizzazione dell'andocciata. Allora, per i neofiti, per quei due o tre che ancora non sanno che cos'è l'andocciata, vuoi spiegare di cosa si tratta? Allora, l'andocciata è un rituale antichissimo, si tratta di una sfilata di torce alte almeno 3 metri. Di fuoco, torce di fuoco, fuochissimo di abete, che i portatori, moltissimi, 200-300, portano sulle spalle quasi sempre in numero pari, fino ad arrivare anche a 26 elementi di fuoco. Abbiamo oltre un quintale e mezzo di peso, bisogna, un uomo solo trasporta questo bellissimo fuoco, queste fiamme fortissime, e lo trasporta, essendo bravo a metterle in equilibrio sulle spalle. Quello ti volevo chiedere, ma scusa, un'andoccia, si chiama andoccia? Sì. Quella più grande quanto pesa? L'andoccia, diciamo che oscilla tra i 6 e gli 8 kg. Ah, vabbè, pensavo singola, di più. Però è imponente. 26 per 8 diventa un ventaglio. Come fai? Una sorta di coda di pavone dove si infilano, esatto, le spalle, perché poi viene diciamo sistemata con delle tavole al centro, e da lì poi viene infilata la testa e portata sulle spalle. Senti, e come fa a non ricevere tutti i lapilli di fuoco il portatore? Il portatore è protetto da una cappa, da un mantello, dal cappello, e diciamo quelle più pesanti si muniscono anche di qualche cuscino sulle spalle per sicurezza, per attutire, per sicurezza. Senti, se piove? Se piove dipende, se la pioggia è proprio battente, altrimenti si fa sempre. Siamo sempre uomini altomolisani, nonché sanniti. Esattamente, quello forti, volevo dire, forti, siamo forti. Allora, intanto individuiamo il periodo, si fa sempre a dicembre e ne fate praticamente due all'anno, l'8 e il 24, giusto? No, adesso è passata dall'anno scorso al secondo sabato di dicembre, e il 24. E in più si è aggiunta l'anno scorso sempre la festa dei fuochi rituali, dove ospitiamo. Adesso ne parliamo, però volevo precisare questa cosa del secondo sabato e del 24. Perché due, soprattutto quale delle due, cioè se cambia qualcosa tra le due? Cambia qualcosa perché quella del secondo sabato è più turistica, è proprio dedicata a chi viene, chi noi dobbiamo ospitare e accogliere persone da ogni dove, e invece quella del 24 è quella tradizionale, quella nostra. Quella che si è sempre fatta. Senti, che orario e quanto dura soprattutto? Allora, diciamo che siamo verso le 17:30 come partenza della processione. Comunque buio. Buio, sì, deve essere buio. E la durata è all'incirca di un'ora. Un'ora. Senti, e poi diciamo il fuoco sporca, no? Eh sì, sporca, però ci sta poi chi pulisce. Non è come il curling che ci sono subito dietro qualcuno con gli scoponi per pulire, no? Insomma, pulite subito, voglio dire, sì, la città rimane subito. Senti, che flusso turistico avete con il secondo sabato? Io credo che si basa sempre tra le 10 e le 15.000 persone, più o meno. La ricezione di Agnone come fate? Parcheggi, spostamenti, vitto? I parcheggi sono abbastanza organizzati, mentre per quanto riguarda l'alloggio e il resto, insomma, un po' tutta l'area, andando da Capracotta fino ad Isernia, quindi insomma si Bagnoli del Trigno, insomma tutti i paesi più o meno. Vengono anche dall'estero? C'è generalmente l'abitudine di un pullman dalla Francia, e sono agnonesi che si mettono insieme per venire. Chi sono i portatori? I portatori fino a circa mezzo secolo fa erano tutti di estrazione contadina. Okay. A mano si sono inseriti anche i paesani, quindi possiamo dire che i portatori oggi sono tutti. Sono tutti? Tutti. Ma ci vuole un requisito? Vabbè, insomma, ci vuole la forza. Una certa forza la devi avere. Il vigore ci vuole la passione che ti deve trascinare, è chiaro, quelli sono requisiti fondamentali. Poi bisogna essere impavidi, no? Perché insomma il fuoco in qualche modo, come dire, incute, non dico timore, però voglio dire. Ma è proprio qui
che la bellezza dell'andocciato di Agnone, che è l'uomo che porta il fuoco, quindi c'è una padronanza che bisogna avere. Ma da un punto di vista storico, etimologico, non lo so, filosofico, cosa rappresenta l'andocciata? Allora, l'andocciata potrebbe essere legata sicuramente ai riti del fuoco del solstizio d'inverno, quando abbiamo la giornata più corta dell'anno. E quindi procurare luce significava quasi dar manforte al nuovo sole, proprio questo cammino che va poi verso l'equinozio e il solstizio d'estate. Quindi questa può essere una delle motivazioni. Oggigiorno probabilmente non è più così, ci va alla ricerca di altro, c'è questo timore che possano andare via i nostri rituali, e quindi si cerca di salvarli, si cerca di portarli avanti, di non abbandonarli e di viverli anche con un certo egoismo. Ecco, bisogna dire questo. L'importante è che rimanga sempre una tradizione popolare, che non ammicca al facile turista che viene lì per comprare poi qualcosa e andarsene. Diciamo che al momento ancora mantiene, sotto questo punto di vista, anche se ci sono dei visitatori, però la tradizione veramente è come era una volta, cioè non è stata modificata. Addirittura negli anni 30, fino alle soglie del 2000, c'è stata la gara, adesso non c'è più, quindi si partecipa proprio spontaneamente. Ci sono 5 compagini che vanno ringraziati, i gruppi sono incredibili. Quello volevo chiedere, sono è tipo il Palio di Siena, ci sono le contrade, no? I gruppi delle come si chiamano? I contrade? Gruppi delle contrade sono Capamonde e Capaball. Questo l'abbiamo capito pure noi. Com'è? Colle Sente. Aspetta. Capamonde e Capaball. Su e giù. Su e giù, ok. Poi Colle Sente, poi c'è Guastra e poi San Quirico e Sant'Onofrio. Questi sono i gruppi, sono i veri artefici. Senti, però, giusto per fare un'equazione, no? Come vengono scelti i fantini per il palio, per tutte le gare? Voi come scegliete i portatori? In base a che cosa? No, li scegliamo in base alla loro spontaneità, non ci sono... Vabbè, ma ci sarà una gara, tutti vogliono fare. Perché poi ci sono anche i figuranti, i partecipanti sono da un anno fino a 90. Quelli che non portano le torce partecipano comunque col gruppo, si uniscono. C'è comunque una processione. Si uniscono al fuoco, okay. Usano il costume antico. Perfetto. E quindi questo è molto importante. Dall'anno scorso c'è invece questa nuova. Come si chiama? La festa dei fuochi rituali. Di cosa si tratta? È molto importante. L'anno scorso 6 paesi esclusivamente del Molise, quest'anno 15, di cui grande successo ovviamente. 10 del Molise, 5, 2 della Toscana, poi San Marco in Lamis per quanto riguarda la Puglia e Santo Stefano di Sante Marie per quanto riguarda l'Abruzzo e ancora Fara Figliorum Petri per l'Abruzzo. Beh, io li vorrei dire anche perché ognuno di questi ha un rituale del fuoco, quindi la Faglia di Oratino, una cosa esagerata di 15 metri, è una cosa veramente incredibile, le Fiaccole di Abbadia San Salvatore, le Farchie di Salcito, le Farchie di Montefalcone nel Sannio, le Indocce di Bagnoli, quelle di Cinatenova del Sannio, ovviamente quelle di Agnone, quelle di Pietra Abbondante, insomma un paese lì vicinissimo, le Indocce di Belmonte del Sannio, le Lauree di Mirabello Sannitico, le Farchie di Roccavivara, quelle di Fara Filorum Petri, le Ntosse di Santo Stefano come dicevi tu, e le Fracchie di San Marco in Lamis e la Torciata di Pitigliano. Quindi insomma vi siete allargati in modo esagerato. Beh, insomma, bello mettere insieme tutti. Sono, no? Paesi con cui abbiamo avuto degli scambi culturali, io sono stato presente ovunque quando loro hanno svolto il loro rito e poi chiaramente abbiamo diciamo messo in cantiere questa idea, che è un'idea fondamentalmente pretenziosa, perché si tenterebbe una candidatura UNESCO, cioè unendo un numero molto più grande di questo, diciamo dai 40 ai 50 rituali, si potrebbe tentare una candidatura.